ricordano in sella al cavallo, in giro fra queste montagne dell'entroterra della Sardegna sud-orientale, alla ricerca, come era nella sua indole, di nuove e diverse realtà. Ad Armungia, la scrittrice e traduttrice di poeti del Terzo Mondo, Joyce Salvadori Paleotti, più conosciuta come Joyce Lussu, approdò nel 1944. Viveva nella casa di famiglia del marito Emilio con il figlio Giovanni, appena nato. Erano gli anni del nazifascismo in Italia e la storia tormentata di quell'epoca si impone nella biografia dei coniugi Lussu, partigiani e clandestini antifascisti. Culture e tradizioni che il nipote Tommaso ha deciso di non disperdere, ripartendo proprio dalla casa del nonno paterno e recuperando dalla governante di casa Lussu l'arte della tessitura a mano dei tappeti. Questa donna novantenne, amabilmente chiamata zia Giovanna, ricorda l'indipendente giovane Joyce. Io mi alzavo presto, però delle volte quando aprivo la porta di cucina la vedevo che usciva dal portone. Se il cavallo era qui vicino, andava, lo prendeva dal terreno, lo sellava e se ne andava. E mia suocera aveva sempre questo pensiero, dice, può capitare qualche cosa, questa donna non sappiamo neanche a che parte va. In casa Lussu c'è ancora la sella per l'equitazione di Joyce. L'amore per i cavalli e la passione per i viaggi, soprattutto per l'Africa, la scrittrice le ha ereditate dalle antenate inglesi. Ricordi narrati nell'autobiografia Portrait. Per il centenario della sua nascita, che ricorre quest'anno, la casa editrice L'Asino d'Oro ne pubblica una nuova edizione. Proprio durante uno dei numerosi viaggi, Joyce Lussu ha scoperto l'opera del poeta turco Nazım Hikmet, che ha tradotto e divulgato non solo in Italia, insieme a tanti altri autori del Terzo Mondo. Hikmet parlava malissimo il francese, a cui Joyce invece teneva moltissimo grammatica e sintassi, però dice ci intendemmo attraverso varie lingue e Joyce intraprese quindi questa grande carriera di traduttrice atipica. Joyce riusciva a tradurre poeti da tutte le lingue senza conoscerle, questa era proprio la sua caratteristica originale indubbiamente, perché diceva attraverso la conoscenza del vissuto storico delle persone e quindi anche dei poeti, è possibile poi arrivare al nocciolo del loro pensiero. Lei diceva che ha cominciato a capire sino in fondo la Sardegna venendo appunto ad Armungia, venendo Lussu, che era un grande leader rivoluzionario a Parigi, elegante, raffinato, immergersi nella sua comunità ed essere assolutamente uno della comunità. In tutti i rapporti umani, in tutta l'attenzione per i rapporti economici, per la vita delle persone. Lei mi diceva, io ho visitato in quegli anni tutti, assolutamente tutti i comuni della Sardegna. Se non fosse per il nuraghe che si impone sulle abitazioni, ad Armungia tutto remente ai coniugi Lussu, ai quali è anche dedicato il museo comunale. Joyce era una donna che precorreva i tempi e non ha mai voluto vivere all'ombra del popolare marito politico chiamato Mr. Mill dai partigiani in esilio. Restare all'ombra della grande quercia, come lei diceva, cioè di Emilio, sarebbe stato molto limitante e frustrante. E così Joyce si è inventata un mestiere, quello di traduttrice, è andata in giro per il mondo a ricercare poeti delle guerre di liberazione, poeti rivoluzionari, quindi che avessero anche ancora una volta un messaggio di lotta, lotta per i diritti, per l'indipendenza, per l'autonomia dei popoli. Quindi lei è andata con questo spirito che lei diceva aveva ereditato, sentiva di aver ereditato dalle sue antenate, soprattutto una che aveva desiderato di andare in Africa, anzi aveva quasi programmato il viaggio e poi il marito gliel'aveva impedito. Quindi questo spirito così autonomo e lei si sentiva a casa sua proprio in questi posti. Della casa di famiglia, dai soffitti di canne e travi, il nipote archeologo ha curato il restauro e adesso, con gli antichi telai ereditati, persegue il recupero del mestiere della tessitura dei tappeti armungesi. Adesso abbiamo allestito questo piccolo laboratorio, avviando parallelamente un discorso di ricerca sugli antichi motivi tradizionali armungesi, quelli che diciamo oggi sono musealizzati. Questo per far rivivere e dare una continuità alla tradizione, è un patrimonio culturale che altrimenti sarebbe andato perduto in maniera irreversibile.
L'antico grande portone rosso di Casa Lussu si apre ora ai visitatori per far rivivere luoghi, storie e tradizioni della Sardegna tanto cari a Joyce ed Emilio. Una scelta nel segno della continuità.